da ieri ci sono 250 militari in città, l'ha annunciato il ministro Alfano. Lei ha avuto modo di chiarire quali saranno i compiti, visto che da settimane, diciamo, si dibatte su questo tema? Ma non lo devo chiarire io, la posizione nel comitato è stata molto chiara e anche ieri il prefetto me l'ha ribadita. I militari, come è stato deciso in comitato, vengono inviati, seppur potenziati, a tutela di obiettivi sensibili, in modo da liberare le forze dell'ordine ordinarie e farle concentrare nella lotta al crimine cosiddetto comune e alla criminalità organizzata. Questo è l'impegno che ha preso il governo e che mi ha confermato il prefetto. Se invece poi dovessimo scoprire che qualcuno ha pensato di militarizzare la città, espropriare le forze dell'ordine del loro lavoro, vuol dire che, come dire, si assume la responsabilità di dire che le forze dell'ordine non sono in grado di fare il lavoro che la Costituzione gli assegna, e io non la penso in questo modo. Ho vissuto per 15 anni con poliziotti, carabinieri e finanzieri e con la magistratura, che vanno rafforzati, e sinora grande rafforzamento qualitativo e quantitativo non si è visto. Noi facciamo la nostra parte avendo reciso i rapporti con la Camorra, come prima invece faceva la politica, con circoli affaristici, con circuiti criminali. Ci stiamo impegnando tantissimo per il riscatto culturale della nostra città, la città che registra il maggior numero di turisti in Italia negli ultimi 3 anni, e quindi non consentiremo a nessuno di infangare anche l'immagine di una città viva, una città piena di cultura, una città piena di energia. Quindi bene l'esercito se serve a quello, come mi ha assicurato il prefetto e quindi il governo della Repubblica Italiana. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Io non posso che credere a quello che mi dice il prefetto, e che quindi l'esercito viene a dare una mano a tutelare gli obiettivi sensibili, e ben vengano le donne e gli uomini dell'esercito, che sono ragazzi anche loro della nostra città e che daranno una mano. Altro invece è vedere blindati o cose di questo tipo a girare per la città, perché quella sarebbe una cosa che non funziona e non serve a nessuno.